Che comico e tragico siano aspetti contigui della commedia umana non è una illuminazione particolarmente originale. Del clown a far ridere, lo sappiamo, sono gli inciampi, le movenze goffe, le storie sfortunate. Tuttavia, spiegare perché tragico e comico sono così vicini che quasi si toccano non è affatto facile. Meglio vederlo rappresentato. Anche a questo serve il teatro e soprattutto il teatro di Samuel Beckett. Del resto, se ridiamo delle cadute altrui, non è per cinismo o bieca cattiveria, quanto perché riconosciamo in quelle le nostre sfighe, quelle che abbiamo vissuto e anche quelle che abbiamo scansato. Insomma, dopo tutto, se ci ridi su, la vita la prendi meglio. C'è tutto questo nell'allestimento teatrale del testo di Beckett Aspettando Godot, portato in scena da Vincenzo Mambella e Edoardo Oliva, che firmano la regia, ma sono anche protagonisti, con Ezio Budini, Umberto Marchesani e la giovanissima Vittoria Manni. Lo spazio che ha accolto l'attesa infinita di Godot, destino, speranza, opportunità, è il teatro nell'immediato, situato nella cintura del quartiere San Donato a Pescara. A sorprendere è anche l'aver affidato al linguaggio dialettale il racconto becchettiano. E te parlo a te che hai la frega. Ma che ne conosce? Ma come che li conosce? Ma ti dico di no. Ma ti dico di sì. Ma guarda, tu veramente dal culo di niente. Ma chi si c'è conosciuto? Ma che c'è? Ma pure io ti vedi dal conosce. Una scelta felice che amplifica la forza tragicomica del racconto. Dialoghi al fulmicotone, ma anche pause giuste e necessarie e attori straordinari, tutti, con tempi comici da paura. Il pubblico applaude, apprezza, si diverte e pensa. Missione compiuta. Siamo felici anche perché per questa sperimentazione che abbiamo tentato, in realtà noi da tanti anni facciamo sulla drammaturgia di Beckett, cioè quello di tradurre la partitura dei protagonisti di Vladimiro Estragone in abruzzese, ma non per vezzo, appunto per ruffianeria, ma semplicemente perché riteniamo, e abbiamo poi verificato che funziona, che il binomio tragico-comico, anche l'immediatezza e la concretezza di questi personaggi, che contrasta con l'astrazione, la decontestualizzazione in cui si muovono e galleggiano i personaggi, potesse insomma funzionare meglio con questa operazione. Il tragico e il comico appunto si sfiorano continuamente. Beckett diceva che il riso dei risi è il riso che ride di ciò che è infelice, quindi necessita la comicità nelle sue opere, altrimenti è astrazione che si somma astrazione. Il grido che abbiamo sentito è rivolto all'intera umanità, è qua, che ci piaccia o non ci piaccia, l'intera umanità siamo noi.